Vabbè, vabbè, ho capito. Con questa massa di sfaticati il film non si farà mai. Ragazzi, ha detto la bidella che ve ne dovete andare. Deve chiudere. Vabbè, basta così. Continuiamo domani. Ma quanto è scocciante! Non è mai contenta! Vabbè, ma ci vuole pazienza. Ma quale pazienza? Quella è proprio antipatica. Ragazzi, ma non avete capito? Ha detto la bidella che ve ne dovete andare immediatamente. Va bene, ce ne andiamo! Ma tu la capisci l'algebra? Io vorrei sapere a che serve. Capisco le addizioni, le sottrazioni e al limite anche le moltiplicazioni e le divisioni. Ma l'algebra proprio... Non ce la vedo. Ad ogni modo non la puoi scansare. Accidenti, ho dimenticato la telecamera accesa. Ma sempre in fretta, Mirella. Ragazze, ve ne dovete andare immediatamente. E adesso mi tocca riavvolgere tutto il nastro. Se almeno mi ricordassi a che punto eravamo arrivati. E fai presto che se arriva la regista, chi la sente? E sai che rottura. Allora, tutto a posto? Solo un momento, sto riavvolgendo il nastro. Per colpa della bidella, la telecamera è rimasta accesa tutta la notte. Ecco, lo sapevo. Questo succede a fare cose complicate con gente incapace. Ragazzi, guardate qua, c'è qualcosa di strano sul nastro che non capisco. E allora, che ci sarebbe di tanto strano? Fate attenzione, ora, qua, guardate. A me sembrano tre. Non si capisce bene quello che fanno. Io ho l'impressione che prendano in giro noi. Riavvolgi e vediamo. Stop! Questa ripresa è un vero schifo. E ora che facciamo? Già, che facciamo? Mettiamo il video su YouTube. Già, così ci ritroviamo a scuola tutta Napoli, provincia e isole comprese. No, andiamo al Piero Angelo, è più scientifico. Forse dovremmo chiedere alla prof di religione. Lei dovrebbe capirne di fantasmi. Io avrei un'altra idea. Restiamo la notte a scuola e cerchiamo di vedere i fantasmi più da vicino. Manco se mi legate con una catena. Impossibile, come si farebbe con i nostri genitori? Oh beh, è semplicissimo. Basta dire, mammina, stasera dormo nello scantinato della scuola perché devo incontrare dei fantasmi. Per quel che so, i fantasmi dovrebbero essere ancora qui. Proviamo a parlargli. Fantasmi, ci siete? Ma sì. Fantasmini, dateci un segno. Che ne dite? Va bene così? Da dove vengono queste voci? Mi pare dalla telecamera. Che strano, si vedono solo in telecamera. Chi? I fantasmi. Non abbiate paura. Vi stiamo osservando da molto tempo. Per noi siete come dei vecchi amici. Addirittura pensavamo di aiutarvi. Sapeste che pena vedere le vostre figuracce con i prof. Sono esattamente 4 mesi che il prof ha spiegato il teorema di Pitagora. E voi? Niente, più duri di un mulo. E voi come potreste aiutarci? Potremmo suggerire, ma ancora meglio, potremmo entrare nel vostro corpo e parlare con la vostra voce. Un momento, vediamo se ho capito. Un prof ci fa una domanda e voi rispondete al posto nostro. Esatto! Questo fatto mi piace molto. E quando possiamo incominciare? A dire la verità è la prima volta, ma possiamo provare, anche subito. Wow, siete i fantasmi più simpatici del mondo. Noi dobbiamo andare in classe, facciamo subito una prova? Scendete, ci trovate giù in classe e vedrete che sorpresa per i prof.
Allora, andiamo avanti. E uguale mc al quadrato. Mi spieghi la formula? Aiuto! Quella di cui parliamo è la celebre formula della pastiera. Bene, bene, vai avanti. Elaborata per la prima volta in Perù dai Maya, la formula detta della relatività relativamente relativa è stata riportata sulla tomba di Tutankhamon. Perché non ce la spieghi? Certo, niente di più facile. Essa vuol dire che l'energia è uguale a una marmellata per una crostata quadrata. Ah sì? Questa non l'avevo mai sentita. E il nome Einstein non ti dice niente? Certo, Einstein è un ogropax, drumbellato, berchione, fallispallo, trincofelle, chirichievole. Basta! Mettetela! Tu è a posto, ti insegno io a prendere in giro un insegnante. Intanto ti metto uno, è solo perché non si può mettere di meno. Si può sapere che cosa avete combinato? Non è colpa nostra! Ve l'avevamo detto che era la nostra prima volta. Intanto la nostra amica è distrutta dalla vergogna. Beh, certo da sola non avrebbe fatto una figura migliore. Questo è vero. Dobbiamo perfezionare meglio la tecnica di trasmigrazione corporea. E ora dobbiamo ritornare in classe e per favore cercate di non sbagliare. Bene ragazzi, detto questo, adesso interroghiamo. Sentiamo. Posso venire io? No, Giuditta, so bene quanto sei brava, ma lascia che senta qualcun altro. Sentiamo, forse vediamo. Ma sì, Valeria, che dedica tante energie alla cinematografia. Vediamo se è altrettanto brava in epica. Vieni. Ricordati che non so niente. Suggerisci per bene. Stai tranquilla, ci sono qua io. Sono stata un vero mostro in letteratura. Cominciamo con una domanda sulla lezione del giorno. Facile. La distruzione di Troia è un fatto realmente accaduto. Omero ne dà una spiegazione fantastica. Gli storici un'altra. Ce le vuoi riferire entrambe? Meno male che questa è la domanda facile, figurati quella difficile. Un momento, Giuditta, dai modo alla tua compagna di scoprire la profondità della sua ignoranza. Nel poema Merico, la causa della guerra è nella mancata restituzione ai greci di Elena, rapita e portata a Troia dal principe Paride. Elena, ricordiamolo, era la moglie di Menelao, re di Sparta. Per gli storici, invece, la causa reale era nella necessità per i greci di controllare lo stretto di Dardanelli, che dà l'accesso al Mar Nero. Da questo stretto passavano infatti i più importanti commerci dell'epoca. In maniera sintetica potremmo dire che per gli storici erano due nari e per Omero erano corna. E intanto dimmi, in che epoca siamo? Beh, siamo nel 1260 a.C. Veramente, prof, siamo nel 1360 a.C. Certamente, cara, al solito Valeria ha sbagliato. Veramente mi permetto di insistere. Dagli scavi dello Schliemann iniziati nel 1870 risulta che il poema epico e i dati storici coincidono. Indicano entrambi la data del 1260 a.C. Per favore, non dire sciocchezze. Guarda tu stesso sul libro. Gli studi degli storici e la tradizione narrativa concordano nel riferire gli eventi di Troia al 1260 a.C. Beh, allora ti è piaciuto? Mi domando come hai fatto. Che ci vuoi fare? Sono un fenomeno paranormale.